Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, giornata della ricerca italiana nel mondo. Domani celebreremo la quarta edizione della giornata della ricerca italiana nel mondo, che si tiene ogni anno il 15 aprile, nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci. L'iniziativa nasce da una collaborazione tra la Farnesina e il MUR e prevede una serie di iniziative organizzate all'estero da ambasciate, consolati e istituti di cultura. Quest'anno circa 80 eventi, prevalentemente in formato virtuale, con la partecipazione di ricercatori ed altri attori dell'innovazione italiana nel mondo. La giornata della ricerca italiana nel mondo intende accendere quest'anno i riflettori sull'importanza della rete dei ricercatori italiani all'estero, una comunità di oltre 30.000 persone attiva presso università, imprese e centri di eccellenza in tutto il mondo e del loro lavoro come volano del processo di internazionalizzazione delle nostre imprese. In questa prospettiva la Farnesina è un forte punto di riferimento per tutti i ricercatori all'estero, per farli sentire parte di una squadra, membri di una comunità nazionale orgogliosa di loro. Centrale in questo esercizio è la rete degli addetti scientifici e spaziali presso le nostre sedi all'estero, una squadra che abbiamo recentemente incrementato del 50%, che ha raggiunto ormai le 44 unità presenti nei paesi strategici ed emergenti dell'innovazione mondiale. Al fine di mettere a sistema la rete dei ricercatori italiani all'estero e di promuovere la competitività del sistema Italia, la Farnesina ha inoltre creato la piattaforma InnovItalia, uno spazio di incontro virtuale tra ricercatori, istituti di ricerca italiani e internazionali con il mondo delle imprese innovative e delle start-up. In quest'ottica va vista anche la campagna The Italian Innovation, lanciata dal ministro Di Maio lo scorso 16 marzo, con una serie di video e prodotti multimediali destinati ad essere veicolati all'estero dalla nostra rete. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare un'Italia fortemente innovativa, altamente competitiva nei settori chiavi dell'innovazione, dell'aerospazio alla fusione nucleare, senza dimenticare l'ambiente e la medicina, settori in cui la nostra filiera di imprese innovative è in costante ascesa e su cui vogliamo puntare sempre di più anche in chiave export. Concludo segnalando l'evento dedicato alla giornata della ricerca italiana nel mondo organizzato dal Festival delle Scienze di Roma con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, che si terrà domani. L'evento, che sarà aperto agli interventi del Ministro Di Maio, della Ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, potrà essere seguito sul portale InnovItalia, innovitalia.esteri.it.